Sto mangiando un confetto al cioccolato buonissimo. Ah, è un goblù? No. No? No. Dai, fai Ciao a l'intro. tutti, bentornati sul canale, benvenuti nel nuovo video. Bentornati sul canale, benvenuti a un nuovo video, è la tua intro. A me piace dirlo. Prima di iniziare questo video racconto, c'è una cosa che vi voglio dire. In questo video ci vedrete e ci In una sentirete versione, in una in una modalità. versione nuova, diversa. Noi non siamo soliti parlare di determinate cose nei nostri video, quindi ve lo dico subito. Se per voi in qualche modo può essere un problema sentir parlare di... Diarrea, vomito. Se è un problema, fermatevi qui. Non scrivetemi qua nei commenti: ah, Federica, però un video a parlare di diarrea. Ecco, non lo volete Ah, vedere? Chiudete. però fate schifo perché. Spengete Però subito. colpa vostra che ce l'avete chiesto. E Perché noi, adesso. per raccontarvi la disavventura a Milano, parleremo di Diarrea e vomito. un'altra comunicazione di servizio. Io mi vergogno tanto. Vai. Era ottobre del 2006. Ti vedo preciso Sì, proprio. perché ho fatto un ragionamento. Perché quello che abbiamo fatto noi era subito dopo le Olimpiadi di Torino, Le invernali che di si fanno a marzo, Torino. febbraio-marzo. Dopo aver visto e goduto delle Olimpiadi del 2006 a Torino, eravamo andati non in fissa, però stavamo seguendo molto il pattinaggio su ghiaccio, cosa che a me piace tantissimo, anche a lei. Io ho trovato su internet uno spettacolo che veniva sponsorizzato dalla Lancia al Palazzetto del Ghiaccio di Milano, non ricordo quale fosse. Comunque era uno spettacolo non di gare, quindi era un No, non era di galà, gara, era era un un galà, galà. Star on Ice, Star on una Ice, cosa una del roba del genere, genere. dove c'erano, dove partecipavano quasi tutti i medagliati delle Olimpiadi appena Esatto, concluse. Io esatto. con gli occhi dei fuori ci stava Plushenko, Lambiel, e Lambiel. l'Arakawa, quella giapponese, credo che Arakawa. Insomma, c'erano anche tanti altri che avrebbero fatto questo gala sul ghiaccio bellissimo. Io colgo la palla al balzo, era il nostro anniversario, faccio una cosa bella. Le regalo i biglietti per andarla a vedere. Allora, il programma era questo: partenza il venerdì mattina, il venerdì e il sabato in giro per Milano, Sabato sera lo sabato spettacolo. sera lo spettacolo e domani sveglia con calma, treno di ritorno per Roma. Io mi sveglio la mattina da casa e vado per uscire per prendere lei e la metro e il treno. Nell'uscire di casa sento dei versi fuori dal normale in casa mia. Indago ed era mio padre che vomitava come un come un posseduto al bagno. Starà male. Lo incontro, esce dal bagno e dice: sì, guarda, Flat, sto male. Vabbè, ciao ciao, neanche 20 secondi. E vado a prendere lei. Prendiamo la metro, A prendiamo a Termini, Termini, prendiamo il treno per andiamo a Milano arriviamo a Milano. Centrale. La prima cosa fatta una volta arrivati a Milano, siamo andati in albergo a posare trolley. Preambolo. Ma mi ero fissata che volevo scegliere io l'albergo a Milano. Ti fissi quando non succede mai che tu ti fissi, eh? Non chiedetemi perché, mi ero fissata che l'albergo, proprio l'albergo, lo dovevo scegliere io. Mi ricordo che insomma ero stata un po' su internet, avevo perso un po' tempo a cercare recensioni, vedere foto, cose varie, e alla fine ero convinta della mia scelta. Avevo prenotato una stanza presso, chissà se è ancora aperto, non lo so, presso l'hotel Eolo. In via Eolo credo fosse In via proprio. Eolo? Sì, adesso noi non vogliamo fare pubblicità negativa su No, 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 st'albergo, no, 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 perché poi perché magari no? negli anni è No, migliorato, per anche carità. perché in realtà Probabilmente è migliorato perché l'albergo peggiorare la vedo difficile. era tremendo, però il personale era molto, è stato nel corso. L'albergo come struttura Sì. era brutto, secondo me era ricavato da degli appartamenti o una Comunque, roba il del genere. personale si è Il sempre stato personale, gentilissimo, cortesissimo, assolutamente sì. disponibilissimo. Ciao, gente di YouTube. Ciao, gente di YouTube. Andiamo in giro per Milano appena arrivati, ci facciamo un giretto via Monte Facciamo un giretto il Napoleone, la venerdì galleria, il pomeriggio. Duomo. Non mi Giriamo un po'. sentivo benissimo, avevo un po' qualche doloretto, un po' di ossa, però niente di grave. Dico, vabbè, sarà la stanchezza del viaggio. Andiamo in albergo, tesoro mio. Non scegli più gli alberghi perché era osceno. Fatto sta che la sera andiamo a cena lì vicino. Torniamo in camera, classica routine serale. Mi spoglio, mi strucco, lui si spoglia, accende il Mi televisore, strucco. si strucca anche lui, accende il televisore in camera, ci mettiamo a letto, guardiamo qualcosina e inizia Di botto, così. di una violenza Inaudita, corro in inaudita. bagno a dare di stomaco. Ovviamente quando uno vomita non è mai una cosa easy, nel senso una pratica leggera, una cosa.
È una semplice. Cosa che ti... Una cosa è già di per sé un po' violenta. Ma io ho vomitato così in modo violento. Non mi è mai successo. E a che finisco sta pratica? E Federica mi guarda e dice: oh cazzo, stai male? E vabbè, facciamo passare la serata, poi vediamo la nottata. La nottata andò malissimo. Subito. Perché lui aveva continuato a stare male. A me si confondono il giorno con la notte, perché è stato tutto un... Passa la nottata, l'indomani con lui che ogni due minuti. L'indomani rimaniamo a letto e decidiamo, per fare in modo di essere in piedi per la sera, per andare a vedere lo spettacolo del quale avevamo ovviamente già pagato i biglietti, decidiamo di passare tutto il giorno in camera. All'ora di pranzo io scendo in un ristorantino che era lì proprio vicino all'albergo e gli prendo una porzione di riso in bianco. Te lo ricordi il riso? Se muore, non ricordo come. E io pure, mentre mangiavo, con una violenza inaudita, ho iniziato a sentirmi male. Però io sono arrivata a 38 anni senza aver mai, mai, neanche una volta dato di stomaco. Perché secondo me in qualche modo il mio corpo si rifiuta. Per me la roba viene ributtata fuori, non da sopra, ma sempre da sotto. Inizio a sentirmi male mentre mangiavo questo riso e quindi quel percorso dal letto al bagno me lo facevo per andare, per sedermi sul water e fare tantissima, tantissima, con dei dolori allucinanti, diarrea, ma tanta. A un certo punto, quando è che hai ricominciato a sentirti male, che facevamo a gara per il bagno? Io dopo pranzo. Perché tu dopo pranzo hai ricominciato? Sì, praticamente, allora, diciamo che dal dopo pranzo fino al giorno dopo, per 12 ore, io sarò andato in bagno 6-7 volte. Ma le 6-7 volte era incredibile perché allora, eccola, noi siamo andati... Sì, c'è la chicca, eccola, proprio. Allora, noi siamo andati qui lì... fa schifo, ve lo dico, Spengete, se non lo volete sentire, spengete tutto. Noi siamo andati lì per 2 giorni, quindi quanta roba ti puoi portare? Quanti vestiti? 2 magliette c'avevo. Una con cui sono partito e un cambio. Un paio di pantaloni, niente di più. Una mutanda, un cambio, una maglietta, anche basta. Io, sì, pochissimo. Allora, la violenza del vomito era così forte che io quando vomitavo ovunque, cioè non era orientata, partiva a raggiera così. Io mi ricordo il riso perché dopo un po' e mi guardavo la maglietta che doveva essere pulita con i chicchi di riso vomitati addosso e non potevo più cambiarmi e quindi avevo tutti i vestiti vomitati perché vomitavo, cioè quando mi mettevo lì la faccia partiva dappertutto. Ora, adesso il dettaglio veramente che fa veramente tanto schifo, perché voi mi direte, fino adesso ho fatto veramente schifo, ma no, aspettate, c'è di peggio! C'è molto di peggio! La violenza di quello che ci prese fu tale che nelle volte successive, in queste 12 ore, io tutte le volte che andavo in bagno facevo la doppietta, mi sedevo, facevo di tutto... Poi mi dovevo alzare e mettere la faccia dentro al cesso per vomitare. Ecco la cosa schifosa. Ma la cosa scioccante, vomitavo e non vedevo niente. Trasparente, non c'era niente. Sì, la doppietta è andata avanti per 6-7 volte così. Tutta la notte. Tutta la notte e parte del giorno dopo. E ci litigavamo il bagno. Sì, perché quando uno avverte... Perché poi lui... Mi sto a sentire male. E lei, come va? Tutto bene? Perché... Dovevi gestire un po' il traffico. Il traffico, c'eravamo in 5, lei usciva dal bagno 5 e entravo io. Quindi Milano non vista, spettacolo saltato. Non visto, saltato. Ci prepariamo ad affrontare la notte con la paura perché l'indomani dovevamo riprendere il treno per Milano. Per Roma. Per Roma, per tornare a Roma. Nottetempo lui comincia a mettere la parola fine al suo show personale. Io invece... peggioro. Quindi ogni tanto mi svegliavo in preda a questi dolori, mi tiravo su dal letto, facevo per scendere e correre in bagno e vedevo tutto nero. Cioè io a un certo punto avevo la pressione completamente sotto i piedi e lui era costretto a prendermi, che già non si reggeva in piedi manco lui, era costretto a prendermi per portarmi in bagno e mettermi sul water, delle cose pazzesche. A un certo punto mi era presa talmente tanta paura per il fatto che vedevo tutto nero e mi sentivo svenire, a un certo punto io ho cominciato a fare: fai chiamare la guardia medica, ti ricordi? Fai chiamare la guardia medica, io muoio, sto morendo. Delle frasi irripetibili. In tutto ciò voi dovete considerare una cosa: noi stavamo insieme veramente da 2 anni e io mi vergognavo troppo. No, questa perché...
la paranoia sua, paranoia mia, per carità, ma io mi vergognavo perché all'inizio pensavo questo sta sentendo tutti i miei rumori, però dicevo vabbè, lui ha vomitato fino a 2 secondi fa, stavo con i pezzi di vomito nel letto, non so, siamo pari, dai, faccio, vabbè, dai, siamo pari. Quando poi la notte, la seconda notte, è successo appunto che io mi sentivo così tanto male, che vedevo tutto nero, che mi doveva portare lui in braccio fino al water, io lì proprio mi vergognavo anche, cioè, però erano talmente dolori, stavo talmente male che ci pensavo e non ci pensavo. L'unica cosa che riuscivo a pensare era, queste le cose sono due, quando torniamo a Roma, dopo sto schifo, o ci lasciamo perché ci siamo fatti vicendevolmente troppo schifo, oppure staremo insieme tutta la vita, perché una roba del genere, una volta che l'hai vissuta insieme, poi ti unisce, no? Cioè, pensavo... In tutto questo il personale dell'albergo fu magnifico, perché ogni tanto qualcuno bussava e ci veniva a portare una volta la camomilla, una volta il tè, una volta quei zuccheri, una volta quel limone. Hanno provato, sono stati cortesi e in questo senso ad aiutarci. La domenica mattina noi dovevamo ripartire, non mi ricordo a che ora fosse il treno, tipo forse di pranzo. Sì, forse verso mezzogiorno, una cosa del genere. E io non mi reggevo, cioè non riuscivo proprio a camminare, tanto mi sentivo completamente prosciugata e facevo a lui: ti prego, rimandiamo il ritorno, ti prego, partiamo domani, io non ce la faccio a prendere un treno, non ce la faccio a tornare a Roma. E lui invece si è incaponito che dovevamo tornare per forza quel giorno, quella domenica, e quindi abbiamo deciso di prendere un taxi dall'albergo fino alla stazione per salire su questo treno. Il viaggio in taxi io praticamente piangevo, perché proprio non ce la facevo veramente, quindi piangevo disperata. Arriviamo in stazione, il treno era stato veramente un miraggio per me, eravamo partiti, io a un certo punto qualcuno mi offre una caramella tipo per tirarmi su, ed era un Alpenlibe. Come mi metto sta cosa in bocca, mi sento un conato fortissimo, scatto di corsa verso il bagno, entro nel bagno, non faccio manco in tempo a chiudere la porta, che praticamente collasso sul pavimento del bagno, del treno, che penso che sia uno degli ambienti più sporchi in assoluto. Utili. Non lo so, Io ero andato a cercare qualcuno in quel momento, torno, non la trovo più, vedo che c'è un po' di gente lì nel bagno, ma vicino la trovo sdraiata dentro al bagno, sdraiata per terra, no, ho fatto, mamma mia, a quel io punto, non la conosco la signora. A quel punto tu hai chiesto aiuto a una hostess del treno, che letteralmente spaventata, perché ha pensato questi c'hanno l'ebola, ci ha fatto spostare in prima classe, che era un vagone quasi completamente vuoto, con 2 sedili proprio accanto al bagno, e ci siamo fatti il viaggio di ritorno usando spesso e volentieri anche il bagno del treno. Oh. Era la prima volta che io andavo a Milano, è come non esserci andata, cioè. Successivamente ero rimasta chiusa in casa 2 settimane, cioè io ci ho messo 2 settimane per riprendermi da quella botta influenzale pazzesca di una violenza, ripeto, completamente, cioè, è stato un inaudita. Virus che mi ha attaccato mio padre in 20 secondi di chiacchierata, che ha agito in meno di 12 ore, che mi ha quasi accoppato nel giro di 24, per poi passare completamente da solo, perché noi medicine in realtà non ne abbiamo prese. Una cosa che agiva con quella violenza, con quella rapidità, e che passasse poi da solo così come era arrivato. Mai visto niente del genere. La stanza in albergo gliel'avevamo sporcata veramente tanto. Sì, no, era una roba allucinante. Completamente contro le nostre volontà, si intende. Poi passate, se 24 ore in un albergo che era fatiscente. Pure, sì, era pure brutto. Quindi, sai, quando stai in un posto che è anche brutto, già stai male. Per di più stai male e non stai a casa tua, che psicologicamente pure quello fa. Per di più stai male, non stai a casa tua e stai pure in un posto brutto. Perché l'albergo era veramente brutto come struttura, come stanza, il bagno. Era tutto brutto, era tutto vecchio. Anche se, devo dire, il personale... Gentilissimo. Hanno fatto quello che potevano fare. Sì. Hanno fatto quello che e potevano fare. E in più fare. Abbiamo perso lo spettacolo, i biglietti sono andati in malora, tutto quanto. Questo era il nostro anniversario. E da lì Milano ci è rimasta un po' qui. Peccato, perché a me Milano piace molto. Ci sono stato più di una volta. La stazione di Milano è meravigliosa. A me Milano non dispiace, Navigli, l'ho frequentata pochissimo. Però... A me Milano piace sempre, quando la gente dice: ah, devo andare a Milano, che c'è? No, non sono d'accordo. Sai
quella battuta che dicono l'unica cosa bella di Milano è il treno per Roma. Non so d'accordo. Manco io. E quindi questo era il nostro racconto di Milano. Spero che non vi abbiamo fatto troppo schifo, ma purtroppo ci dite sempre che siamo vi piacciamo perché siamo veri e sinceri. Questa è stata tutta la sincera verità, nient'altro che la verità. Allora, io faccio tantissimi complimenti a chi ha visto il video fino alla fine. Sì, veramente. Tantissimi complimenti e grazie per averlo visto. Speriamo di non perdere troppi iscritti per questa cosa. Speriamo di non perdere troppi iscritti per questo racconto orribile. In molti ce l'hanno chiesto. In molti ci hanno detto che volevate vederlo. Alla fine l'abbiamo registrato. Io un po' mi vergogno. Io no. Però, cioè, non è che mi vergogno. Cioè, sentirsi male, prendersi un'influenza intestinale, dai, capita a tutti. Mediamente una volta ogni 3-4 anni la botta brutta intestinale ti arriva. Quindi capita a tutti. Però, insomma, raccontarlo su YouTube magari uno se lo poteva pure risparmiare, ecco. No, grazie davvero a chi è riuscito ad arrivare alla fine del video. Non vi chiedo di mettere i pollici in su perché so che non ha senso, quindi no. Ma noi anche un mese dopo già l'affrontavamo ridendone molto di questa cosa. Abbiamo fatto ridere tavolate di amici con sì, questi discorsi. Dopo aver cenato però sempre. E la speranza è che anche voi abbiate riso di questa cosa, perché è una cosa che uno può raccontare alla fine a distanza di anni, fa ridere ogni sì, volta che la racconti. Poi, per carità, non è stato niente di che, attenzione, non è stato niente di che. Non abbiamo affrontato leoni, non abbiamo rischiato la vita. No, no, assolutamente. Soltanto un'avventura che... un'influenza molto violenta, però non è stato una cosa... Non abbiamo rischiato la vita. No, assolutamente. Faceva solo ridere tutto il contesto. Faceva solo schifo il contesto più che ridere, quindi... Va bene. Grazie. Ciao.